In diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma, nello spazio Book Sprint Edizioni, è con noi Giancarlo Vannuccini. Ciao, benvenuto Giancarlo. Buongiorno, ciao. Proverbi toscani, 7500 esperienze di vita. Io ve lo devo dire, vi voglio far vedere solo la grandezza e lo spessore di questo libro per dire ma quanti ce ne sono? Cioè, sono 7500 proverbi. Come è fatto? Cioè, io non potevo neppure immaginare che esistessero così tanti proverbi. In effetti è arrotondato per difetto sono qualcuno in più. Come ho fatto? Beh, è un lavoro che è durato molto tempo, è iniziato molti anni fa, è iniziato alla fine degli anni 70 e in quel momento, insieme ad altre persone, a mia moglie in particolare, con la collaborazione dei genitori, dei suoceri, è cominciata una raccolta. Che è andata arricchendosi, ci ha entusiasmato e così poi si è arricchita sempre di più. Il primo spunto in verità era nato da un'occasione un poco particolare, la tesi di laurea. Io mi sono laureato nel 1979 mh, per passione in lettere, perché in effetti io facevo tutt'altra cosa, ero già impegnato nel lavoro, io ho fatto prevalentemente l'informatico. Era una cosa che facevo per passione. Ho avuto la fortuna di incontrare un professore eh, per me eccezionale che eh, insegnava storia delle tradizioni popolari. Quindi era una cosa piacevole. Era una cosa piacevole l'università, è stata una cosa piacevole eh, costruire questo libro. Il libro, in effetti, così come lo si vede oggi, è stato costruito negli ultimi due anni, quando ho avuto tempo e strumenti. A quel tempo, eh, negli anni 70, nei primi anni 80, un po' di tempo c'era, gli strumenti non molti in verità, c'era la macchina da scrivere, sì. con la macchina da scrivere si hanno lavorato tanti, tutte le persone che ci hanno preceduto nel tempo, ma oggi si può fare qualcosa di meglio, senza grandissime cose, ma insomma con un, con un PC e, e gli strumenti che tutti abbiamo a disposizione alla fine... Si può, si può fare di più. Che cosa ho fatto? Ho fatto una base dati perché il fine, io ci tengo a precisare questo: questo non è un libro che si legge dalla prima all'ultima pagina, questo no. è un libro che si usa, così. che non scade. Perché i primi libri che ci sono in circolazione hanno più di 150 anni su questo argomento e sono ancora attuali. Questo è diverso perché è più aggiornato, ha raccolto uh, diverse cose mai pubblicate, perché i proverbi poi spesso, eh, proprio perché sono conosciuti, perché sono in uso, le si ritrovano in tante altre situazioni. Io ho voluto eh, costruire un oggetto usabile, facilmente usabile, questo è lo spirito, quindi ci ho lavorato moltissimo per... Renderlo fruibile, che vuol dire questo? Dice bastava metterlo lì, ci scrivi, uno lo apre e lo legge. Beh, non è sempre. Eh, non basta questo, secondo me, non bastava, perché spesso e volentieri quando si parla nelle circostanze più mh, comuni della vita con gli amici, nel lavoro, qualche volta almeno a me succedeva così, ha sempre fatto piacere. Eh, citare un proverbio qualche volta c'è qualcuno che ti cita un proverbio e tu magari vorresti ribattere vorresti averne un altro magari non te lo ricordi eh, oppure ci ripensi anche in un secondo momento ti farebbe piacere eh, ritrovarlo perché pensi che esista perché forse lo hai risentito ebbene allora che cosa ho fatto ha, ho fatto quello che hanno fatto tutti gli altri in termini di fare un repertorio generale di 7500 mm -hmm. proverbi li ho, mh, messi, eh, li ho catalogati sotto macro argomenti, argomenti di minor dettaglio, li ho eh, numerati, in questo repertorio c'è un numero che è la chiave di questo libro, cioè i proverbi hanno un numero. Poi ho fatto diverse altre parti di questo libro che cercano di aiutarti quando vuoi ritrovare un proverbio. E allora cosa ho fatto? Ne ho messi in ordine ma questo lo aveva fatto anche Giusti, perché questo più o meno è quello che, da cui si parte. Però ho estratto le parole che sono presenti nei proverbi, fino a sei parole per proverbio e eh, per, per queste parole ne ho estratte 28.000, in pratica ne sono 11.000 perché diverse parole sono... Ricorrenti, ho fatto anche una piccola statistica delle parole eh, più ricorrenti, che alcune sono presenti mm -hmm. 200 volte. E così eh, partendo da una parola si ritrova un proverbio. Poi che ho fatto? Siccome um, quando li catalogavo non ero mai soddisfatto di come avevo catalogato il proverbio, perché un proverbio a volte ha un significato pratico, letterale se vuoi ma spesso sotto c'è un una metafora e allora se lo cataloghi per il significato pratico non lo cataloghi per, sì. il, per il significato metaforico, quindi ho fatto anche un'altra catalogazione. Poi ne ho fatta un'altra ancora, pensando alle possibili circostanze di utilizzo. Io sto parlando con una persona, vorrei esprimergli approvazione per quello che ha fatto. Ecco, ho pensato che... Riuscire a mettere insieme <coughs> dei eh, una quantità di, di proverbi che aiuti a dare una risposta positiva eh, di apprezzamento per, per un altro oppure di disprezzo oppure di approvazione di quello che è di, di se stessi ora qual era il problema che veniva fuori? Che così facendo mi sarebbe venuto un libro di mille e oltre pagine. Io quindi che ho fatto? Ho fatto il repertorio generale, ho messo i numeri. E poi ho fatto eh, nelle altre, eh, negli altri raggruppamenti, ho fatto dei rimandi a questo numero per rendere più contenuto, che comunque sono 527 uh -huh. pagine. E, e allora una, eh, chi prende in mano il libro se non va a cercarsi il proverbio, ma va sotto una di queste altre chiavi, lo trova o perché lo cerca con una parola o perché lo cerca per una circostanza. Poi che ho fatto spesso e volentieri quando si cita un proverbio. Eh, si pensa che ce ne sia uno che dice il contrario, è la verità, molti sì. proverbi hanno un contrario, molti proverbi hanno un contrario, io che ho fatto nel repertorio generale ho messo il collegamento al proverbio che ho ritenuto essere il contrario. Eh, faccio un esempio banale, sì. c'è un proverbio piccolissimo che dice il pane di casa stufa. Il pane di casa è sempre buono. Sono due cose chiaramente opposte, sì. e se uno ti dice il primo, se tu c'è pronto il secondo, gli sì. riparti volentieri. Ecco uh -huh. qual è lo spirito del contrario. Poi che ho fatto? Alcuni proverbi non sono di immediata comprensione, perché si riferiscono, magari, a ambienti che so, all'agricoltura piuttosto che eh, ha qualche professione, quindi non sono di immediata percezione, io ho messo la spiegazione. Sempre con il solito numerino c'è cioè una parte del libro che contiene le spiegazioni e così eh, se, se c'è un asterisco accanto al numerino vuol dire che nella parte delle spiegazioni ci trovi la spiegazione di quel proverbio. Se ci sono due asterischi vuol dire che io ho, mh, da un'altra parte ho, ho inventariato il, pro, il proverbio che secondo me è il... Il proverbio latino da cui quello attuale è derivato. E così ci sono, ci sono rimandi a, que, a questi, anche queste spiegazioni e questi proverbi latini. Ma insomma, e, e lo spirito, ripeto, è quello di renderlo facilmente utilizzabile. Il concetto è eh, una persona a cui l'ho regalato che una giornalista che eh, poi mi ha eh, fatto da moderatrice nella presentazione che abbiamo fatto due giorni fa assieme a di questo libro e mi ha detto quando mi hai dato il libro io l'ho posto su un tavolincino in mezzo a due divani in casa e al mattino con mio marito lo apriamo a caso. E, e leggiamo, il proverbio ne leggiamo due o tre e scegliamo quello che per quel giorno ci va bene <ride> ecco, quindi il concetto è, è avere un oggetto fruibile facile e se possibile divertente per me i proverbi sono divertenti qualche volta non lo sono perché ci sono anche dei proverbi che possono dare a fastidio se, lei, se tu ti metti a leggere i proverbi sulla donna ne troverai molti che ti indispettiranno perché eh, i proverbi la donna non l'hanno sempre trattata bene, anche bene, ma spesso no, per dire. Ecco. Questo è, non so se sono riuscito a rendere un po' l'idea. È estremamente esaustivo, anzi, grazie mille. <ride> Giancarlo Vannuccini, per essere stato con noi. Proverbi toscani 7500 esperienze di vita, perché proprio questo è il punto. Dietro un proverbio c'è veramente tanto, tanto, tanto. Con un semplice proverbio, secondo me, si può dire tutto. Grazie ancora, Giancarlo Vannuccini, per essere stato con noi. Grazie a voi.